Ciao a tutti, allora perdonate la scarsa qualità video di questo video, ma tanto non funge a quello che devo dire e poi per fortuna non vedete l'intera faccia ricoperta di dermatite che quest'anno è iniziata tardi perché insomma siamo a fine ottobre, l'aspettavo prima, quindi. Volevo fare un video precisando alcune cose con molta serenità ma anche molta schiettezza. Questo video non è preparato, però ho pensato, nel senso che ho riflettuto su quello che avrei voluto dire, però non mi sono fatta una scaletta, non ho pensato a nient'altro. Perché? Perché io sono così. Quando quindi sarà un video chiacchiericcio, a chi non interessa mi spiace, ma insomma non so cosa fare. Sotto l'ultimo video di workout ho avuto e anche privatamente una varietà di commenti tali da farmi riflettere su alcune cose. Ho apprezzato molto i commenti di persone che in maniera pacata ed educata dicevano la propria opinione, come è giusto che sia. Ribadire fino allo sfinimento che determinati esercizi fisici devono essere fatti in palestra con un preparatore, oserei dire laureato, perché insomma, per me dovrebbero essere laureati, come mi sa che è, perché loro sono all'ISEF laureati, se non erro, è giusto. Però non esageriamo, cioè non ci mettiamo il carico da 12. Per occuparsi della postura o del respiro è fondamentale, ma nel workout almeno quello che sto seguendo io, Gillian lo ribadisce fino allo sfinimento, che insomma ogni volta che rifà l'esercizio lo fa appunto rivedere. Questa era una precisazione. Certo, se uno potesse andare in palestra, tanto di cappello, chi in palestra non può andarci per mancanza di soldi o per mancanza di tempo, si arrangia come può. Forse avrei dovuto iniziare il video dicendo che la cosa migliore che potete fare sono delle passeggiate. Forse avrei potuto fare più specifiche delle specifiche, avrei potuto approfondire molto di più, ma la cosa che mi ha lasciato, non l'ho fatto, forse ho sbagliato, perché ormai su YouTube bisogna dire le cose con lanternino. Perché? Perché da 6 anni a questa parte, ma forse negli ultimi 3, c'è stato un curioso modificarsi di abitudini, per cui tutti hanno iniziato a parlare di tutto, parlandone come se avessero cognizione di causa. In effetti così non è. Si è parlato di dieta. Allora, voi sapete che io prendo molto in giro me stessa e anche il popolo di YouTube. Quando io vedo video sulla dieta, e non me ne vogliano chi lo fanno, chi lo fa, mi viene da sorridere. Io ad esempio seguo Marcella, che è sempre gentilissima con me, però per esempio quando Marcella sarebbe Carlita, quando Carlita mi fa un video intitolato "È facile stare a dieta?" No, no. È facile mangiare sano? No. È facile dimagrire? Non solo lei, sto parlando di lei perché è l'ultimo che ho visto. Pepper. Tra parentesi, sono video fatti da persone che
non credo fosse, siano mai state in sovrappeso in vita loro. E quindi è giusto dare spunti, spunti, è giusto dare consigli, però sono argomenti abbastanza delicati, soprattutto per quanto riguarda le giovanissime che sono in via di sviluppo e che quindi hanno bisogno di determinate cose. Quindi, ragazze, non è mai tutto bianco, tutto nero, c'è bisogno di qualcuno che abbia una laurea e che ti dica quello che è grigio. Stessa cosa per quanto riguarda i workout. Io ho frequentato le palestre svariati anni. Se voi pensate che la prima dieta che ho iniziato a fare l'ho iniziata a fare a 10 anni, e conseguentemente ho iniziato a fare ginnastica, andavo in palestra, insomma, ho fatto un po' di cose. Non sono proprio una neofita, sono una neofita dei workout. Sì, certo, alcuni sono più difficili di altri, ma io ribadisco che sono fattibili. Allora, sono fattibili perché se non riesci a saltare, o perché non puoi saltare, perché il tuo peso è eccessivo e caricheresti troppo le ginocchia o le caviglie, non saltare, solleva una gamba alla volta. Io ho sbagliato a non ribadire queste cose, perché io lo faccio ancora adesso. Stare attenti ai movimenti, stare attenti alla postura, stare attenti alla respirazione, insomma. Quindi ho sbagliato in questo. Mi ha dato però molto fastidio il fatto che, per esempio, sotto al video tutti i commenti iniziavano con il percorso tuo e di Annalisa. No, ragazze, non è il percorso mio e di Annalisa. Io voglio molto bene ad Annalisa, per me è un'amica, ma non siamo ancora marito e moglie. Il video era il mio, il video era il mio, parlavo di me, cioè qui sta calando il buio, che Annalisa non c'entrava, cioè Annalisa nei commenti non c'entrava proprio, io ho parlato di Annalisa in relazione ai workout, ma non è neanche la cosa che abbiamo in comune, perché state parlando con una che fa workout da 2 mesi, con il 30 day, 3 mesi, vabbè, ma insomma, mentre altri fanno workout da una vita, da 2 anni, da 3 anni, insomma, un po' cioè, non c'entrava, capito? Non l'ho trovato attinente, perché, anche perché abbiamo due percorsi molto diversi. Poi, un'altra cosa, mi è stato detto, sempre tu e Annalisa, vabbè, che insomma ultimamente ci si sta fissando con la dieta e con l'esercizio fisico, mentre per le persone normali non è così da sempre. È vero, le persone normali, mi ha fatto molto ridere questa espressione, le persone normali mangiano bene, fanno attività fisica, non fumano, non bevono. Poi ci sono quelle persone che, come me, non sono normali e che purtroppo non sono state fortunate geneticamente, nel senso che madre natura ha detto che avrebbero dovuto impegnarsi di più per avere una vita un po' più sana. Quindi noi diciamo che la normalità, e parlo per tutte le persone in sovrappeso, ce la dobbiamo conquistare, la normalità. E questa è una cosa che mi ha fatto veramente molto incavolare. È stato un commento becero che lascia il tempo che trova, ma che ho voluto lasciare. Mi spiace che non si vede bene il video. Che ho voluto lasciare per far leggere a quanto può arrivare una persona. No, io non mi sono fissata, non mi fisserò, però in questo periodo, da dicembre a questa parte, questa è la mia vita e questo è il mio percorso. YouTube è il mio canale, è casa mia.
io ho piacere di ricevere tutti voi, anche con i commenti, perché ce ne sono stati sotto al mio video. Oddio, non si vede niente. Aspettate. Vediamo se giro di qua. No. Vabbè, vediamo. Scusatemi, eh. Ok. Io ho messo della spuma nei capelli, avevo dei ricci bellissimi, adesso fanno schifo. Comunque, ci sono stati dei commenti che mi hanno detto: no, Vale, ma perché così, ma perché colì? Persone che non la pensano come me e me l'hanno fatto sapere in maniera educata. Ma non mi sono persa, no. Non ripeto, casa mia, il mio salotto, vedo volentieri ciascuno di voi. C'è gente che viene a casa mia da anni, in maniera educata, in maniera gentile e in maniera rispettosa, come lo sono io nei confronti degli altri. Io molto spesso, però ultimamente, sto notando che non è più così, che la gente viene su YouTube o su altri social a istigare, a insultare, a deridere per il puro gusto di farlo o perché viene vista come una valvola di sfogo nascondersi dietro a un computer e scrivere cattiverie o scrivere idiozie. Ora, io lo capisco. Nonostante i miei 25 anni, io lo capisco. Lo capisco che... E lo so che sotto a questo video mi direte... Ma non te la prendi, io non me la sto prendendo, sto soltanto dicendo come è cambiato YouTube. E il cambiamento di YouTube fino ad adesso non mi ha mai colpito direttamente, nel senso che io ho pensato sempre di fare gli stessi video, le cose che piacevano a me, condividere le cose che volevo. Quando però mi si inizia a dire ti stai fissando, parli solo di questo, aspettate, può essere vero. Però voi avete sempre due opzioni, come tutti nella vita. Voi avete un video con un titolo. C'è scritto New Life, ne ho fatti 23 in un anno. Parlo del mio percorso. Se vi annoia, se non avete piacere, se pensate che io mi sia fissata, non lo guardate. Ma... questo vale per quello che è il mio percorso, la dieta, il workout, quello che volete. Ma anche altro, se i miei video di Rossetti non vi interessano, non li aprite. Io guardo i video di gran parte di YouTube, tutti, anche le persone a cui non sono iscritta perché sono canali che non mi piacciono. Ma diciamo che mi faccio un'infarinatura di tutto. Ma se per esempio anche io, nonostante l'apprezzi, abbia criticato ad esempio il blog di Clio, che è una delle cose che ha lasciato, insomma, che ultimamente ha fatto un po' scalpore, io non sono andata sotto al video di Clio a insultarlo, cioè non sono andata a scrivere una cattiveria, mancare di rispetto, a dirle cose strane. Fino ad ora il cambiamento di YouTube, che era un cambiamento che purtroppo ci si doveva aspettare, non mi aveva colpito. Quando però mi si inizia a dire a noi con questo video non vanno bene più, inizio a pensare e allora cosa dovrei fare? Dovrei non fare video più di quello che voglio io, ma pensare a quello che vuole il pubblico che mi segue. Purtroppo, ragazze, non è così. Cioè, o almeno a casa mia non è così, perché YouTube per me è uno svago, bello, è un modo per condividere tanto
perché alcune di voi, alcune persone che io ho incontrato mi hanno dato tanto. Ho vissuto tanti momenti importanti della mia vita su YouTube, che non è la vita reale, lo so, ma è come un diario che magari tra 50 anni guarderò, o tra 50 anni starò ancora facendo video. E lo guarderò con piacere, quindi io non posso pensare di, tra virgolette, castrarmi su quello che devo dire o su quello che devo fare. È la stessa cosa quando ho partorito, che mi si diceva che parlavo troppo delle bambine. È la mia vita, sono momenti della mia vita, ci sono dei momenti in cui parlo di più delle bambine, ci sono dei momenti in cui parlo di più di ombretti e ci sono momenti in cui parlo di più di dieta. Ora, a me spiace se qualcuno non ha voglia di stare a sentire, però insomma mi annoio anch'io certe volte. Però, ripeto, libero arbitrio, libero arbitrio. Non ho mai bannato nessuno, non inizierò ora. Anche i commenti che non mi piacciono, vedo che è frequente tra le youtuber più famose cancellare commenti, cancellare critiche. Bisogna sempre vedere come sono scritte queste critiche, perché io vedo sulle pagine di Perculo che vanno tanto, per la maggiore in questo periodo, che si critica, mi ha cancellato, mi ha bannata ridendo, poi vai a chiedergli cosa hai scritto, io ho scritto che c'hai dei capelli di merda, e cacchio, cioè magari io avrei cancellato, io non, a me non piace la volgarità, insomma, vabbè, comunque questo video dura anche troppo. Questo vi volevo dire, io ho piacere di stare con voi, spero che voi abbiate piacere di stare con me, ma io mi devo sentire libera a casa mia. Quindi io apprezzo tutti i commenti che mi scrivete, tutti. Però, insomma, immedesimatevi. Immedesimatevi anche negli altri prima di scrivere un commento e soprattutto prima di premere pubblica. Io li rileggo sempre i commenti perché è importante contare fino a 10. Vabbè, questo è un video molto chiacchiereccio, io non lo so voi come lo prenderete, era solo un mio pensiero perché ultimamente veramente vedo tante cose che non mi piacciono di YouTube, non solo inerenti al mio canale, inerenti anche al canale di altre persone e non lo so, non so se faccio bene, non so se pubblicherò questo video. Ultimamente essere attaccata, cioè, ultimamente la gente attacca. Io vedo che la gente è tanto, tanto in. E quindi attacca, attacca su qualsiasi cosa, che sia un paio di scarpe, che sia un ombretto, che sia mangi carne, qualsiasi cosa. Non lo so, non lo so. Quindi, questo era tutto quello che avevo da dire su questa faccenda. E questa è la maglietta, il pullover di Benetton che mi è stato regalato. E mi è stato regalato a Natale scorso da mio zio. È una L o una XL della Benetton, mi fa largo. Vabbè, chi non. Cioè, è orribile dirlo perché veramente dà fastidio anche a me. Però credetemi, chi non si è trovato nella situazione di essere un grande obeso, e lo dico seriamente senza dire obeso, un grande obeso, non si rende conto di quanto sia tutto difficile, sbalorditivo e molto molto felice adesso per me. Quindi solo questo, quando guardiamo un video pensiamoci meglio a prima di parlare o di scrivere. Ma naturalmente io la maggior parte dei commenti che ho letto privatamente non
sono stati molto educati. Questo lo voglio dire perché io dico sempre che ho le scritte migliori del mondo. Quindi vi ripeto, questo è quello che ho da dire. Basta, vado a prendere le gemelle a scuola. Ciao e ci vediamo al prossimo video.